Natalino Mori è il presidente della Federazione dei Autotrasportatori Italiana, sezione Marche. Quali sono le problematiche più scottanti, più, diciamo, i problemi più difficili che il settore degli autotrasporti sta attraversando, almeno per quello che riguarda la regione Marche? Guarda, per certi versi mi verrebbe da dirti, ringraziarti per la domanda, perché anche se in realtà la risposta sarebbe molto lunga. Il nostro è un settore a livello nazionale, un settore che ha grandi criticità, per cui sarebbe difficile stabilire quali sono così in breve le problematiche. Ne sono tante, ci sono gli impatti di carattere fiscale, gli impatti di carattere contributivo che riducono notevolmente la competitività delle aziende, un rapporto spesso sbilanciato, un rapporto contrattuale sbilanciato con la committenza, pertanto, diciamo così, condizioni economiche proibitive. C'è in questo momento una concorrenza, diciamo così, che sarebbe facile definirla straniera, in realtà talvolta non è così, è una concorrenza fatta da vettori italiani che operano anche con dipendenti provenienti dall'est, che talvolta, laddove vengono effettuati questi servizi non in adempimento alla normativa, diventano anche una forma di concorrenza sleale. C'è una concorrenza straniera sicuramente molto agguerrita, che, come dicevamo prima, è anche più competitiva per via dell'impatto fiscale minore. Di qui poi, voglio dire, qui stiamo parlando delle cose a grandi linee, ce ne sono tante altre di criticità che richiedono in questo momento uno sforzo da parte delle aziende di trasporto, richiedono soprattutto una grande unità della categoria, che secondo me in questo momento è probabilmente la priorità. Un'occasione d'incontro, quindi, di convivialità, ma anche magari per confrontarsi sugli stessi problemi. Quali sono le difficoltà più grandi che vivete in questo periodo? Guardate, questo è, diciamo, le multe sose che con le leggi che si sono state fatte purtroppo danneggiano molto i nostri titolari, danneggiano molto a noi autisti, perché abbiamo percorrenze di guida, abbiamo tutte queste sfaccettature, diciamo, nell'ambito del trasporto, che non riesci più a organizzarti, nel senso, devi dormire quando lo dicono loro e devi mangiare quando lo dicono loro, perché abbiamo queste pause obbligate con gli orari. E facciamo un esempio: se io parto alla sera alle 10 di sera e noi possiamo guidare le nostre 9 ore, tu arriverai a mezzogiorno, l'una del giorno dopo, che ti devi fermare. Io prenderei loro all'una di giorno, come fai a dormire dentro un camion? La notte si dorme e il giorno si lavora.